No, allora andiamo avanti a giocare. Però facciamo un'altra. Un gioco analogico. Facciamo, sì, un gioco che si fa con analogico. Già questo, sì, mi spaventa molto. C'è una questa parola. No, no, analogico, nel senso di analogico. Nell'unico senso. C'è una sfida che va tanto sui social, sì, che si chiama Bombi o Passi. Non so se il nostro pubblico... Ah, Bombi o Passi. Bombi o Passi. Bombi o Passi. Passeranno una serie di immagini di, sì, di uomini e a turno ci dovete dire se sono uomini che vi piacciono oppure coi quali neanche morte. Secondo me se Bombi, delle ore liete. Dire, se Bombi vuol dire mi piacciono, io non mi chiamo Mara Maionchi. No. Sto provando a strutturarla, anzi, vi dirò di più. Per non obbligarvi a dire Bombi, abbiamo scelto il più elegante Trombi, ma avrete una trombetta da suonare, così non dovete neanche verbalizzare questa cosa, ok? Quindi giochiamo insieme a Trombi o Passi! Sedetevi dove meglio credete. Eccoci. Questa è la trombetta qua. Nel caso in cui... Trombetta. Perfetto, quello è il Trombi. Sì. Questo l'avevamo capito. Quello è il Trombi. Allora, andiamo in ordine. Questo, partiamo da... Fin da... qui ci arriviamo con la trombetta. Sì. Fin qui ce l'abbiamo. Allora, partiamo da Mara. Mi mettete uno schermo anche qua, così magari vedono... Ah no, c'è quello lì. Ma okay. Allora, sì, velocemente. No, 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 adesso si ferma a caso e sì, si sì, fermerà su un volto e Mara ci deve dire se tromba o passa. Ah, ok? Bene. Mara... Quando, come funziona qua? Quando vuoi... Damiano dei Maneskin. Damiano dei Maneskin. Troppo giovane. Passo. Ah, passo. Maneskin! Oh. Eh beh, Sandra? Che cazzo, ognuno c'ha la sua età. Tu, Damiano dei Maneskin? Questa matizza, sì. Perfetto. Sandra, Marisa? Secondo me passa lui. Tu la trombettina la schiaccia. No, no, io la schiaccio ma lui passa. Vediamo Sandra, il prossimo è per Sandra. Mi stanno ovviamente passando sopra la testa le immagini. Alessandro Borghi. Alessandro Borghi, grande attore. Attore, molto bravo, molto talentuoso. Sì, 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 dolce. Dolce, ma anche duro a volte. Può essere una mano che può essere ferro, ma può essere anche piuma. Insomma, dipende dai momenti. Sa essere allora tenero. Ci piace. Ma ti piacciono tutti. Mara, due. Lui è un po' più adulto di Damiano, Mara. No, però a me non mi piace. Va bene. Purtroppo a me non mi piace, ci dispiace per lui, mi dispiace molto. Alessandro, non ce l'ho con te, ma non è niente. Ci mancherebbe, ci mancherebbe. Vediamo se troviamo qualcosa per i tuoi gusti, Marisa. Altro giro, vai. Andiamo. È partita! Pavino, sì. Figo. Sì, poi è molto simpatico. Poi è oltre simpatico, che poi è bravo. Bravo non ce ne frega un cazzo. No, perché? però è fascino. Simpatico, è bravo, sì, affascino. E mi piace, è molto simpatico. Bene. Quindi anche... Oh, anch'io. Finalmente anche Mara ha trovato qualcosa per i suoi gusti. Tutti mi vuoi fare. Ma il cazzo... Vabbè che... Sandra scatenata! A te. Mara, facciamo un altro giro con te. Dai, sì, facciamo l'ultima. Sì, facciamo l'ultima. Facciamola. Vediamo chi va. Eccezionale. Vabbè. Che sei piacere. Poi almeno è giovane, Certo, non confidare troppo. Ma qui era un passi. No, hai visto con che entusiasmo, ragazzi? Vabbè, grazie. Cortesie per il conduttore. Sono due ospiti, certo, che fanno così. Deve fare la fattura alla fine, vuoi che non... Adesso Mara. Mara ha passato 3 premi Nobel di figaggine e con te suona la tromba. Dai, su. Quante credite? Ma scusa. Damiano no, a me sì. Ma no, ma perché suona strano anche a me, devo dire. Damiano è giovane, canta, lui invece parla, hai capito? Cioè, si crea subito un'atmosfera diversa. Vedi, che se uno canta, Mara, che rompe il cazzo. Ma il fatto che sia bravo ci interessa? Il fatto che sia bravo ci interessa, Cattela? No, chi se ne frega. Ma no, ma chi se ne frega? Abbiamo detto che trombi, scusa, non ho capito. Deve essere bravo. Va bene.
stare chiusa una settimana. In bocca. Com'è? Ci taglieranno tutto. No, temo che lasceranno la maggior parte delle cose. Dicevo, la Milo deve stare chiusa una settimana in casa perché li ha. Li bomba tutti. Cioè. Ah, lei. Beh, entusiasmo, è giusto. Allora, Gialappi, fatemi fare un grande ringraziamento e un grande applauso da parte del pubblico a Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito. Grazie mille. Da quella parte vi accompagno un pezzo.